Ciao ragazzuoli, sono Grax, bentornati nell'App Store del mio iPad, nella classifica giochi gratuiti, perché c'è un gioco che è primo, lo vedete là in alto a sinistra da diversi giorni, sia sull'iPad che sulla classifica degli iPhone, probabilmente anche Android. Monopoly Go, gioco prodotto e rilasciato da Scop Lee, l'azienda che si è comprata la Kitka Games, Stumble Guys. Ci stanno giocando tutti, me l'hanno consigliato in tanti, lo voglio testare insieme a voi, fatemi sapere cosa ne pensate. Vi chiedo in cambio 5.000 like per altri test di giochi, iscrivetevi, campanella e codice Grax anche nel mondo Scop Lee, perché Grax è partner Scop Lee. No, al momento non ancora. Primissima apertura insieme a voi, Monopoly Go. Incredibile, poi tra l'altro Monopoly a me piace un sacco, a Natale ci giochiamo sempre con gli amici. Ma si può giocare con gli amici a Monopoly online? Io non ho capito proprio come funziona. Le notifiche, te dico un attimo, fermate. Caricato, non me traccia, non ci provà. Ok, si accetta, termini e condizioni. Gioca con i tuoi amici, intanto accedo con Apple. Se si gioca con amici ti danno i dati. Non è che servono i dati per giocare, probabile. Questa qua è l'introduzione. Carino. Te può shoppa tutto, oh! Grafica clamorosa. Tutto 3D. Monopoly Go, si è mangiato un hot dog. Ti fidi di me? Te lo faccio io bene l'hot dog. Crei il tuo monopolio. Vai, andiamo, ci sto, vediamo che è. Grafica eccezionale, musichetta fantastica. Iniziamo con l'iconica grande mela. Non è ancora iconica, serve un aspirante imprenditore. C'è il Grax. Rendimi orgoglioso e costruisci un edificio, tiè. Ah, la statua della libertà. Bisogna pagarlo ovviamente. Buttamoci il denaro. Grafica eccezionale. Adesso siamo a New York. Perfetto. A corta dei soldi. Esatto. No, mi servono i soldi. Lascia che ti mostri come ricconi come noi continuano a fare soldi. Va bene. Si va nel Monopoly. Ovviamente serve il tabellone per fare ricchezza. Continua ad usare questi spazi e i soldi continueranno ad arrivare. Va bene. Ti serve una pedina. Barchetta, cappello o macchinina? Beh, la macchinina, dai. Vado con la macchinina. Mi piace. Tiriamo il dado. Se va avanti, mi sta da, credo... No, non lo so, ragazzi. Boh, sono andato su una proprietà. Io di solito a Monopoly faccio sempre le stazioni, perché pagano un botto quando le ha tutte e quattro. Noi miliardari sappiamo come guadagnare più soldi lavorando meno. Il tabellone di Rose. Ci stiamo. Scegli quale edificio attaccare. Partiamo dal Big Ben. Dai, ci stiamo. Eccoci qua. Ma gliel'ho sfondato! Ma col gatto! Non sentirti in colpa. Cioè, quindi abbiamo distrutto la ricchezza di Rose? Mi sono preso il malloppo. Ancora non siamo all'interno del gioco. Devi acquistare edifici per possedere tutto. Va bene. Come si fa a acquistare edifici? C'è uno scildino. Cosa abbiamo qui? Uno scudo. Diamo un'occhiata. Andiamo, vai. Con la macchinetta. Ci sto. Ho preso uno scudo. Gli scudi bloccano gli attacchi ad edifici. Ok, quello che abbiamo fatto a Rose. Povera Rose, massacrata da Grax. Faccio un altro giro. Bene, altro scudo per il Grax. Però non siamo sulla stazione, voglio la stazione. Altro giro. Sordi. Perfetto, ah, ti paga proprio la proprietà. Quindi credo che abbiamo dei giri limitati. Raga, io sto andando forte, tira sti dati. Bellissimo, posso dezoomare la... No, non posso dezoomare. Le ferrovie ci conducono a rapina in banca. Andiamo, dove sta la rapina in banca? Non so chi sia quel ragazzo, gli mando un abbraccio. La grande rapina, ci abbiamo 3.000 di prize pool. Bisogna girare le casse forti. Tiè, oh, te dico fermate. Te prego, di solito questi sono scriptatissimi. Scriptatissimo, regà, già te lo dico. Ma lo sapevo che non c'è da quello che ci serve. Ci deve dare l'anello in alto a sinistra. Dimmi che il GX fortunato ci è riuscito subito. Incredibile, soldi a parate. Altro giro. I dati ci danno 9. Ok, soldi. Io posso girare all'infinito, siamo a 5. Soldi fantastici, ma è bellissimo. Raccogli 80 monete, pure l'imprevisto. Wow, Grax è proprio fortunato. E posso andare a costruire, quindi piano piano ci facciamo la nostra città girando i dati. Voglio il campetto da basket sicuramente. E posso addirittura fare l'upgrade a baseball. Ma sai che te dico? Costruiamo un po' di roba, un po' di città. Io già lo vedo, ragazzi, questi giochi sono droga. Questi giochi sono palesemente una droga. Ho fatto pure il ponte di becca del livello dei Grax. La grafica è pazzesca. Ho preso 20 dadi. Probabilmente sono i tiri. Il tuo patrimonio netto è appena salito di livello. Il patrimonio netto indica i tuoi progressi. Fai salire di livello acquistando edifici come Clash of Clans. Banalmente, dadi a manetta, obiettivi affitto. Questo è un gioco da farmare tutto il giorno. Carinissimo, senza problemi al bagno, tiri dadi. Ora capisco perché è primo. Praticamente bisogna portare tutti gli edifici a 3 pallini. Vai,
Uppiamo al volo il ponte, 1500 l'ho fatta a livello 3, bellissimo, però per chiudere tutta quanta la city ci vuole un bel po'. Torniamo indietro. Ho trovato pure delle case, che bene, le va a mettere... Mamma mia, regà. Quindi se passo lì, automaticamente prendo pure più soldi. Questa cosa è bellissima. E i tiri sono limitati. Già ve lo dico, secondo me questi si ricaricano al 100% con il tempo. E lo shop del gioco va in base a quanto noi shoppiamo i tiri. Mi immagino, no? Adesso ci vado a fare un giro se riesco a vedere il negozio. Nel frattempo sono passato al via. Prendiamo soldi a manetta, vai coi dati. Bisogna fare tutto il giro, carino. Stazione. E con la stazione si va a distruggere, che gli spacchiamo la torre. Ciao Rayandra, Rayandra, ciao, 300 sordi e si gode. Ma è super farmabile la situazione. Parcheggio, non ci ha dato niente. Si va avanti, sordi per noi. C'è qualcuno lì, non so chi sia, non so se magari è la proprietà di qualcun altro. Bonus sto lancio da 10, non so, passato sulla tassa e si gode. Però gli shield come fanno ad attaccarti? Non lo so, io nel dubbio tiro. Tiè, diamo sordi, vai. Ricostruiamo la nostra city. La potenziamo, altro giro, trenino e rapina in banca. Buoni, prima ce l'ho fatta. Stavolta non ce la farò mai perché questi giochi sono totalmente randomici. Ah, tra l'altro non è una sponsorizzazione, perché altrimenti dovrebbe esserci il link in descrizione sul farvi iscrivere, così vi arrivano roba bonus e l'hashtag ADV. No, raga, questa non è una sponsor. Anello preso, moneta. Quanti ne posso spinnare? Anello preso, abbina 3. Ah, il primo che arriva a 3. Ho capito. E qui ce la giochiamo, 33% di probabilità. Gli anelli stanno 2 in alto a destra. Ho visto qualcosa luccicare. Ci provo. No, vabbè, grande rapina, comunque. Sicuramente ci ha dato sordi grossi. 1800, perfetto per ricostruire tutto. Ragazzi, è fatto bene. Non lo sottovalutate questo game. Non mi aspettavo una roba del genere. Pensavo qualcosa fatta apposta per farmare soldi. In realtà può essere molto divertente se soprattutto si gioca in più persone. Infatti ci sono gli amici, c'è la cronologia, c'è la classifica. Al momento non c'ho nessuno, giustamente sto all'inizio. I soldi li ho, vado a potenziare intanto qualcos'altro. Vai, dai Aircash, Grax. Wow, livello 7, mamma mia, si plana velocemente, stiamo andando alla grande. Non so se ha una fine, potenzialmente potrebbe non avere una fine. Tiro automatico? Che cosa vuol dire? Non lo so, ho preso... No, quello è il prossimo obiettivo. Ristruttura pure questo, bisogna tornare indietro perché abbiamo bisogno di altri soldi. Vai, girata, non vado in prigione, sordi per noi, shieldoni per noi. Non so se ci ha dato un dado extra, probabilmente sì, quindi più shield... Prendete, più dati vedrà. Guardate quanti soldi stiamo formando. Ah, tieni premuto per il tiro automatico. Wow. Quindi questo gira a manetta e noi farmiamo soldi. Facciamo rapine, facciamo distruzione. Poi bisogna fermarlo perché altrimenti perdiamo tutti quanti i tiri e rimaniamo senza cash. Imprevisto. Soldi. Bene, voglio ricostruire. Dai. E questo è solo l'inizio. Cioè, immaginatevi quello che può essere dopo. Tiè, guarda che costruzione. Si distrugge. Che gli spacco! Questo c'ha l'avatar del granchietto. Gli posso sfondare il ponte. Glielo distruggo di brutto. Tiè, bam, spaccato tutto. Ma io c'ho l'avatar del micio, carino, eh. Non è male l'avatar del micio. Poi se si può cambiare mi invento qualcos'altro. Ok, la rapina in banca non sarebbe male. 3400 de Dylan. Aia, mi hanno ingabbiato. Ah, devo tirare i dadi doppi per uscire. Quindi se va in prigione ti consuma essenzialmente la possibilità di giocare. Sordi per noi, altri tiri. Voglio arrivare a 50, dai, ce la facciamo. Shield, dadi extra. Beh, ci vuole parecchio per consumare tutti i tiri. Sicuramente poi serviranno molte più risorse e di conseguenza dovrei fare un botto di tiri. Viale Costantino mi paga l'affitto. Ah, e l'ho cacciato proprio via. Ah, seccato lì, perché questa è veramente tutta la mia tavola. Ma è bellissimo. Quello era in quel posto. Nel momento in cui ci sono passato, gli ho fatto pagare le case. No, io sto qui all'infinito, raga. Vede quello che esce. Shieldone, altro tiro. Dati uguali. Allora, ci fermiamo con la rapina. Vado ad investire. Voglio chiudere la prima city, perché probabilmente quella è una city. Poi ce ne saranno sicuramente altre. Vado. Monetina. Anello, meglio. Anello, bene. Grosse probabilità, eh. Ragazzi, a Dylan gli ho fatto pagare la tassa di soggiorno e gli ho pure fregato 3.400. GX fortunato, sapete, no? Cioè, ce ne stanno pochi come Grax. Mi devo fermare, ok, basta quei dati. Potenzio la torre Eiffel, bene, e vado subito ad investire sul campo da basket, da baseball, quello che è. Top.
No, regà, è fighissimo. Questo è solo l'inizio. Non oso immaginare quello che si può costruire. È solo questione di tempo. Pay to skip. Se vuoi andare molto veloce e fare tutti quanti i livelli, automaticamente ti devi, credo, shoppare i dadi. Ma è troppo carino, è fatto troppo bene. Raccogliamo tutto, vai! Gettoni per noi, 50 dadi. Sto pienissimo per andare avanti. Possiamo già ricostruire. Mi piace, assolutamente sì. Non lo valutiamo. Le vincite, non so che cosa sia. Album, non so che cosa sia. Voglio vedere lo shop. Eccolo, è infatti dei dai tiri. 15.000 tiri, 120 euro. Assurdo, qua vi potete prendere i soldi in game. Questa è l'unica cosa per andare più veloce. Classico pay to skip. Ah, le città cominciano a essere un pochino più impegnative. Cioè, 15.000 monete non è male. Mettiamo la prima versione di tutto. Secondo me è carina. Poi datemi dei consigli se conviene fare subito una struttura fino al livello massimo oppure no. L'album. Bello, l'album lo voglio vedere. Primo video abbastanza importante. Poi abbiamo pure gli eventi, credo, giornalieri. Immagino. Le luci della città. Boutique chic. Birra mania. E distorsione virtuale. Non so che cosa sia. Prendiamo tutto. Gli adesivi, probabilmente. Roba collezionabile. Eccezionale. Wow. Fermi. Prima costruire. Ah, mi fa chiudere. Stavamo ancora nel tutorial. Mi fa andare in album e sono tutti adesivi, credo, da collezionare se li completi da 100 dadi e 100.000. Bellissimo! Quanta roba c'è da fare! Torre messa. Vado pure con che è il municipio, non lo so, probabilmente ho investito parecchio. Ragazzi, mi fermo al livello 17, che è il mio numero fortunato. Fatemi sapere cosa ne pensate. Vi faccio un tiretto gratis e ci salutiamo con rapina in banca. Sempre 3.800, mi servono gli anelli. Attenzione, potrebbe essere una rapina un po' macabra. Esatto, vabbè, metà rapina. Per come si era messa, abbiamo preso un bel malloppo, 2005. Gioco veramente tosto. Se passo qui, gli faccio veramente il panico. No, in realtà queste qua sono le casette, quelle piccole, sono queste quelle che vanno alla grande. E poi il campo è perfettamente quello italiano, cioè quello che giocavo con i miei amici. Se metto il campo più ristretto, si vedono meglio i dadi. Ragazzi, like, 5.000 like per altri episodi, magari si può portare pure live. Iscrivetevi, campanella, fatemi sapere cosa ne pensate. E codice Grax, che al momento nello shop non c'è. Chissà. Ciao.